mia, guarda quel pezzo. Andiamo piano piano, vediamo qualche altro animale, e sto famoso orso che sta manca. Magari la figata che ti attraversa. No, io muoro che ci sono. Dai orso, per favore, ci sono il miele. Dai, che te lo so. Su. Perché il campo è pericoloso e loro hanno paura. Madonna, che spettacolo questo posto. Guarda quanti camusci. Sono una cifra. Eccoli là. Quelli laggiù sono tutti camusci, questi davanti sono cavalli, eccoli tutti laggiù. Sono scappati, abbiamo lasciato il camper laggiù per non spaventarli, ma comunque ci hanno sentito, se sono allontanati, che stavano più avanti. Quello è un rifugio. Questi ci hanno paura, ci hanno ragione. Dici i cartelli, dice la Samantha, dici rimanete fermi, manco siamo arrivati. Io vivrei qua, amore. Vorrei vivere qua, con i camosci, sì, e con l'orso. Sì. E uno, già ce l'hai, l'orso. Sì. Che cazzo c'è di? Ma il mio è buono, io voglio vedere quelli cattivi e scappare. Però io voglio vedere, voglio lavorare proprio sta... La sete col prosciutto. La sete col prosciutto. No, io voglio vedere. Ma vive lì proprio non loro, nella vita cioè, loro. Cioè vede come si muovono naturalmente, non dentro senza di zoo. Senza disturbarli. Cacca. Arrivati. Eccoli là. Non si fidano, vedi? Se siamo... Siamo una cosa estranea, capito? Non si fidano, vedi? Stanno entrando tutti dentro il bosco. Tutti in fila. Tutti in fila, allora non ti so. Che bello! Amore, c'hanno ragione, questi sono sopravvivono. Nel dubbio sei pericoloso. Saranno, guarda, 50-60. No, di più, mi sa di più. Ah, perché c'è un cavallo imbizzarrito. Eccoli! Stanno venendo di qua. Come si chiamano? Per me quelli sono daini. Camusci, cioè stanno... camusci. Per me non so solo sì, camusci, sì, quelli. Sono per camusci. Me sono so daini. Guarda quello. Guarda quello. Oh, non ci può non avere quel palco in testa. Sì, amore, sì, sì. Sono misti. Sono misti. Ci stanno tipo cervi, daini e camusci. Madonna. Il camuscio è quello piccolino, vedi, con la coda tipo conigli. Il camuscio, quello è cucciolo. Quello è cucciolo, quando non capisco. Così. Ma che ne so, non ci capisco niente, per me vanno tutti uguali. Guarda, guarda, guarda. Guarda i papà, guarda quello, quello è no, è maschio. Mm. Sicuro, quello e quello sono due maschi. Guarda, guarda, guarda lui. No, che meraviglia. Come interagiscono. Una parte se ne sono andati giù di lì e una parte stanno andando di là. Ma erano tantissimi, proprio tantissimi. Cioè saranno stati in centinaio. Sì. Adesso lì ce ne saranno una 25. Vedi, hanno il percorso loro, già stanno andando là. Abbiamo trovato la fontanella. Non esce, ma qui c'è il pozzetto con la vaniglia. E l'ho provata. Che te firmi? Vai con l'acqua! Sei proprio scemo. Mica ma dai una mano, sei diretta? Ci abbiamo anche due amici. Mamma cavallo e figlio cavallo. Oh, secondo! E muore!
ste more non so proprio dolci dolci, pure che le prendi grandi. Che hai trovato i ribes? Ma sei sicura? Hai visto è passata a forestare i carabinieri? Quella ha girato tutta la testa per guardare me, ha visto che stava a fare le more. Non ho detto niente. Vabbè, in finale la zona off limits è quella, cioè non puoi percorrere questa strada. Però ci ha visto che stavamo qui a fare acqua. Ma sei sicura che sono ribes questi? Metti Google, se prende internet. Metti Google e fa foto con internet, per favore. Ah, non c'è il telefono. No. C'è il telefono? No. Questi sono ritto ribes, questi ci fai i dolci. L'hai assaggiati? No, non li assaggerò mai. Perché la assaggi, se no, sei sicura? Sono sicura al 100%, non ho paura, che ne so, amore. Assaggio, dai. No. Dai, no. Cioè, mi deve far fare la foto con Google, è convinto che sono ribes, però non li ho assaggiati. Prima assicuriamoci, poi dopo muori. Prima assicuriamoci. No, non è che magari non me li mangio. Vabbè. Mo fa la foto, dai, andiamo a fare la foto, dai. Ribes. Ribes. Dolce davanti. Che dice? No, più all'arte. No, vabbè, che dice Google? Ah, non lo so. Forza, che bel fia. Ha ragione. Grazie, amore, grazie. Per me sono ribes. Sì, questo è ribes. Allora? Prugnolo che... selvatico. Ecco. Non so ribes, non so questi i posti di ribes. Io non ho mai sentito che dentro a queste zone così si trovano i ribes. Non c'ho occhiali. Prugna, ma che prugna, mirtillo? Prugno selvatico, prugnolo selvatico. Eh sì. Ma quale prugnolo? Questo è ribes, amore. No, è una prugna piccola, amore. I prugni sono così, ma è piccola. Mo magno, dai, moro. Ma scusa, moro. Sciacqua sotto l'acqua qua, no, no, quella... Mannaggia a te, mannaggia. Ah. Dai, tanto moro, posso non cagare. Guarda se lo mette su Google ospedale, È una prugna. È una prugna, c'è il nocciolo. È una prugna. Sei convinta? Buono. C'ho sempre ragione io, mannaggia. Guarda, togli la curiosità. Ribes, invece... vedi dove crescono i ribes? E che seme c'ho? I ribs. Io mi chiappo lo stesso, poi ci fanno le marmellate con quelli, ci odesse quello là, ti ricordi? Ma se che li separano, poi bolliscono, li separano dall'ossi, ci fanno le marmellate. Allora. Vabbè, l'attimo di botanica. Che poi per sta presso a lei, quelli similari io sono i mirtilli, non i ribes. Perché quelli sono rossi. E i ribes sono rossi. Ma questi che so? I prugnetti. Sono prugnetti selvatici. Ma quelli che gli assomigliano sono i mirtilli. I ribes sono rossi. Vero. Allora, mentre facevamo la strada per andare al posto che avevamo trovato, abbiamo visto che c'era una strada che portava a un lago che sta lì. L'abbiamo presa, siamo arrivati su sto pianoro e ci stavano sti bagni chimici aperti e abbiamo svuotato una delle due cassettine che avevamo quasi piena. Quindi abbiamo fatto l'acqua e ci abbiamo tutte e due le cassettine svuotate. Tocca approfittare, sì. Questo posto non era preventivato, lo stiamo esplorando adesso. Un botto a qua telecamera, poi si è centrata l'acqua.
guarda tu. Allora, strada finita. E non mi funziona più la retrocamera. E adesso devo fare manovra qui. Qui. Oh, verrei. Le retromarcia qui. Faccio passare il muso qui e venire dietro qui. E Sammy mi guarda. Sennò dovrei arrivare a retromarcia laggiù, ma non me va. Ok. Perché sta cavolo di retrocamera secondo me entra d'acqua. Mi guardi tu? Sì. No, oh. Qui io faccio la manovra, che mi guardi? No, no, ma che dai, si dai, ma che dai, amo, ce la faccio, dai, amo! Vai, guardami dietro, vai. Dai, io non sono capace a guidarti secondo i tuoi canoni, sei tu che mi sai guidare. I canoni, quando è finito la strada. No, tu mi sai guidare, io vado avanti, faccio indietro. Vai, dai, non ti preoccupare, no, vai. Io fai io. Amo, voglio salvarti io. No, se te vedi salvare, non ti preoccupare. Sulla tua sinistra, sotto a quel cartello, c'è un pozzetto per terra. Devo arrivare da retromarcia lì. Ok? E poi? E poi faccio manovra e mi giro. E poi so cazzi. Oh, no. A posto, amore! A posto, vieni, vieni! Sull'orlo del precipizio! Fighissimo, amore, queste cose, amore! Fa capire, guarda! Ti vado cercando tutti i giorni. Che hanno chiuso sta strada? Non è che hanno chiuso, è finita. Hanno chiuso, è finita. Vabbè, andemos. Vai, amo. Ruppa, ruppa, eccola. Vedi se c'è l'acqua. Tiè, c'è pure l'acqua. Guarda che pressione. Chiudi, chiudi. Andiamo, dai! Sicuro caschera di culo! Guarda che botto faccio prima, no? Guarda che te fai una merda là, eh! Dove passo, amore? Tu stai in fissa, però casomai passate qua che c'è erba, non là! Piagnona! A me anche c'è sto tavolo, peccato che non c'è spazio per parcheggiare il camper lì perché sta proprio in mezzo alla strada, quindi devo lasciarlo là, se no lo mettevo qua. Qui c'è un tavolo, una sedia e un bel tavolo, un braciere, due braciere. È proprio in secca. Ah, ma tanto mo che le piogge si riapre, si risale. Aspetta, non tiriamo un namo. Cioè quella piatta lì dovrebbe stare quassù. Pensa quanto si è asciugato. Guardando dove sta affannato, a che ce devo fare? Guarda, andiamo a vedere se quel pattino si può rubare. Mannaggia la miseria.
Oh, ci trovi il lucchetto col foglietto? Ti piacerebbe, eh? A cucurucù, eccola, eccola. Tu lo lasciavano a te. Piano, piano. Oddio, oddio, oddio. Mi sta a tirare a bullo. C'è la miseria. Sono pieni d'acqua sti cosi. È giusto, è semplicemente che ne è la tua. C'è scritto pure in grande: proprietà privata, vietate salire a bordo e non autorizzata. Ecco, a posto, con chi ho parlato? Sama, mo me te devi far tirare. E tanto per più del cuore non vado. Ciao, arrivederci. Dai, andiamo a vedere, dai. Andiamo bullo. Non ci mischiamo con quelli. Ci stanno i... Guardi i pesci, sa. Ci stanno, ci stanno. Voglio vedere come scende. Aspetta. Attento, amore. Vai. Che figata, magari si poteva andare. Che bello. Guarda, c'hanno i perni per agganciare uno all'altro. La scaletta per fatto lo bangio. Stanno imbarcazioni, diciamo. Ci stanno i pesci, eh? Bello secco, eh? Cioè l'acqua arrivava lassù. Così, là. Vedi, c'è la striscia, eccola lì. Vedi? E tutto sto pontile si alza tutto e arriva lassù, vedi, questi, tutti quei marmi erano le ancore, quindi le ancore che vanno sotto, quindi quello sta più su. Mamma mia, vedi, non mo andiamo a fare un aperitivo in camper là. No, di camminare qua giù. Dai, ce la puoi fare. Dai. Oddio, scivolo. Vabbè, noi andiamo a fare aperitivo là. Pub camper brace. A dopo. Becca lì, io mi tengo morta come i capelli. Il telefono con la figlia, gli sta insegnando alla figlia per telefono come ci si comporta con gli orsi che non ha mai visto. Io voglio capire perché la telecamera funziona più. È una telecamera da 4 soldi, eh. Si è rotta la telecamera, ora dobbiamo provare a aggiustare la telecamera. Che è fagiolo lassù. Secondo me è entrata acqua. No, tu da buttare. Mi dai il coltello da gli squadri. Stasera c'ho le mie patatine, la mozzarella che dovevamo finire, con i pomodori e il basilico. Pezzetto di pizza. Patate e rossa che acciughe, pomodori e acciughe. Insomma c'è sta pure una scamorza da consumare. Se finiamo tutto stasera, tra stasera e domani. Tre roba e va a consumare. Ok.
piove, tanto per cambiare, ma noi ce ne frega più. Siamo dentro al camper. Ecco. Vai, mettiamo qua. E il coltello, una margata. E il piatto, una per me. Il su qua. Assaggio una patatina. Domani ci rispostiamo. Non è difficile che troviamo un posto che ci vada a fermarci 2-3 giorni. Raramente c'è successo. Oddio, che precisione, non ci posso credere. Fa vedere che ho fatto. Non ci posso credere. Che precisione. Ha rovesciato, la padella là dentro, cioè, manco se ci riprova 100 volte. No, quasi, dai. Va bene. E ho lì. Bulletta ha mangiato, ma come al solito sta sempre lì, prima fila. Poi devo morire. Oddio, pure troppa roba da sciogliere. Te lo sto di. Io voglio essere proprio un pezzo di questa. Io poi morire la mozzarella. Lo spadatos. Ma desidera proprio questa pizzetta che hai patate. I pomodori col basilico. Buone. Noi vi auguriamo buona serata a tutti e buona cena. Quando siamo partiti da resto, se stavate in zona. Buffivamo la cena sicuramente, la scamozzetta, era da consumare. Questo lo finiamo anche domani a pranzo. No che mangiamo fino a domani a pranzo. Andiamo a dormire e adesso su finiamo a pranzo. Buona serata a tutti, alla prossima!